Ok, allora adesso invece iniziamo con i nostri addominali, mani sulle ginocchia e cerchiamo di mantenere la nostra schiena bella dritta. Si inspira, andiamo ad aprire bene il petto ed espirando ci ancoriamo alle ginocchia e ci lasciamo scivolare indietro. Questa è la nostra posizione di partenza. Rimaniamo qui appesi, iniziamo a spingere l'ombelico verso la colonna vertebrale, rimanendo qui, espirando ed inspirando lo rilassiamo. Ancora espiro, spingo l'ombelico verso la colonna vertebrale, abituo le pareti addominali a lavorare e inspirando rilascio. L'ultima volta spingo, devo sentire bene la contrazione perché questa è quella che devo applicare durante gli addominali. E rilascio. Ok, lasciamo andare le mani dalle ginocchia. È una serie lunghissima, sono vari esercizi che si accavallano, si avvicendano. Mani parallele alle ginocchia, inspiro, salgo, allungo la colonna vertebrale ed espirando, scendo, faccio la C che ho fatto prima. Quindi porto la zona lombare a terra, ma mantengo le scapole sollevate. Inspiro, salgo, apro le braccia verso l'alto. Ed espirando scendo, non appoggio le scapole, inspiro, salgo, allungo le braccia, espiro, scendo, inspiro, salgo, allungo le braccia, espiro, scendo, inspiro, salgo, allungo, espiro, scendo. Siamo delle piume, quando si scende, ci adagiamo, ma sfioriamo il pavimento. Inspiro, salgo, espiro, scendo. Se vi fa male il collo perché non state lavorando con l'addome, il mento va verso lo sterno quando siamo su. Inspiro, salgo, quando si sale si guarda il soffitto. Espiro, quando si scende si guardano i fianchi. Inspiro, salgo, espiro, scendo. Inspiro, salgo, espiro, scendo. Inspiro, salgo, espiro, scendo, resto qui, inspirando, porto le braccia dietro la testa ed espirando le riporto lungo i fianchi. Inspiro qui, espiro forte, risalgo su. Inspiro, apro il petto ed espirando di nuovo, scendo indietro, appoggio solo la zona lombare. Inspiro, apro le braccia dietro la testa. Espiro, riporto le braccia lungo i fianchi. Inspiro, inizio a salire lentamente, espirando fuori tutta l'aria. In, salgo, es, di nuovo, giù, distendo le braccia, in, le riporto ai fianchi, es, resto qui, in, es, risalgo su, apro, es, scendo, creo una C. In, braccia dietro la testa, es, braccia lungo i fianchi, in, resto qui, es, salgo, non ci sono scatti, E ancora in verso l'alto, es, scendo, in, braccia dietro la testa, es, braccia lungo i fianchi, in, qui, inspiro, es, salgo su, dovete sentire l'addome lavorare, non la schiena. Apro e scendo giù. Ancora braccia dietro la testa, espiro, braccia lungo i fianchi, inspiro, resto qui, salgo su, allungo ed espirando, scendo giù, inspiro, apro le braccia, distendo le gambe in avanti, le sollevo, espirando, piego le ginocchia verso il petto, inspirando, vado a distendere, espirando, vado a chiudere. Inspiro, vado ad aprire, non ci si appoggia, es, chiudo, in, apro, es, chiudo, in, apro, es, chiudo, in, apro, es, chiudo, in, apro, es, chiudo, in, apro,
S. Chiudo, appoggio i piedi a terra, distendo di nuovo le braccia dietro la testa. In, siamo sollevati, eh? S, braccia lungo i fianchi. In, inizio di nuovo a salire, braccia verso l'alto ed espirando, mani sulle ginocchia. Inspiro, apro bene il petto, espiro, lascio andare indietro, resto qui, rilasso un attimo gli addominali, si resta. 5 respiri, 4, 3, 2, 1, distendiamo le gambe a terra. Inspirando, allunghiamoci su verso l'alto, braccia verso il soffitto ed espirando, si scende indietro. Non ci appoggiamo con le spalle, eh? Le scapole sono su. Inspiro, apro le braccia dietro la testa e espiro, le riporto lungo i fianchi. Inspirando, si risale su ed espirando, scendiamo in avanti in allungamento. Inspirando, sulle braccia verso l'alto, schiena dritta. Espirando lentamente si scende indietro, appoggiamo la zona lombare, non le scapole. Inspiro, braccia dietro la testa, espiro, braccia lungo i fianchi. Inspiro e lentamente inizio a risalire fuori l'aria. In, apro bene il petto, S, scendo in avanti. Ancora, inspiro, braccia verso l'alto, espiro lentamente, si scende giù, inspirando. Braccia in allungamento, espirando, braccia lungo i fianchi, inspiro ed espirando, lentamente si risale su. In, apro, S, allungo in avanti, in, si risale su, petto in fuori, S, si scende lentamente, in, braccia dietro la testa, S, braccia lungo i fianchi, in, inizio a risalire, S, fuori tutta l'aria, in, apro, S, scendo, in, sulle braccia, S, mani a terra, dietro la schiena, un palmo di distanza tra i fianchi e le nostre mani, puntiamo i piedi, due versioni, una più complessa che è questa, in, salgo, apro, S, scendo, l'altra, se volete, piegate le gambe e si spinge l'addome verso l'alto. In, su, collo indietro, S, scendo, ok? Quindi la versione che volete voi. È chiaro che quando si fa la versione completa, cercate di portare bene le piante dei piedi a terra. Gli alluci sono a terra e si toccano l'uno contro l'altro. Inspirando, ruotiamo indietro le spalle. Si sale su, apriamo bene, spingo, glutei contratti, espiro, scendo giù, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, scendo in avanti, inspiro, risalgo su con le braccia, espirando, scendo indietro, appoggio la zona lombare, inspiro, braccia in allungamento dietro, espiro, braccia lungo i fianchi, inspiro, risalgo su, espiro, mani dietro, inspiro, pur svottanasana, salgo, contraete i glutei, espiro, scendo, inspiro, braccia verso l'alto, espiro, pasci mottanasana, allungo in avanti, inspiro, risalgo su, espiro, lentamente scivolo indietro, non appoggio le scapole, inspiro, distendo le braccia, espiro, le riporto lungo i fianchi, inspiro, si risale su, braccia verso l'alto ed espirando, mani dietro la schiena, inspiro, ruoto indietro le spalle, Purvottanasana, fianchi, glutei contratti, espirando, scendo, inspiro, braccia verso l'alto, espiro, scendo in avanti, inspiro, risalgo, espiro, lentamente scendo indietro, non appoggio le scapole, inspiro, apro, allungo dietro, espiro, braccia lungo i fianchi, inspiro, lentamente inizio a risalire, espiro, butto fuori tutta l'aria, sulle braccia, inspiro, mani e fianchi, dietro, inspirando, si risale, su,
Espiro, scendo. Inspiro, braccia verso l'alto. Espiro, si scende in avanti. Inspiro di nuovo su. Espiro, lentamente scendo indietro. Non appoggio le scapole. Inspiro, braccia dietro la testa. Espiro, braccia lungo i fianchi. Inspiro, inizio a risalire, fuori tutta l'aria espirando. In, braccia verso l'alto. Es, mani dietro i fianchi. In, salgo su. Es, scendo. In, braccia verso l'alto. L'ultimo. Es, scendo in avanti. In, salgo su. Es, scendo indietro con la schiena, non appoggio le scapole. In, braccia in allungamento. Es, braccia lungo i fianchi. Inizio lentamente a risalire, fuori l'aria. In, braccia verso l'alto. Es, mani dietro la schiena. In, salgo in Purvottanasana. Es, scendo giù a sedere. Inspiro, braccia verso l'alto. Ed espirando si resta in Paschimottanasana. Si resta, recuperiamo. 5 respiri. 4. 3. 2. 1, inspiro, guardo avanti, espiro, schiena drittissima, inspirando, si risale su verso l'alto, ok, si inspira, si portano le braccia verso l'alto ed espirando portiamo le mani dietro la schiena, si inspira, andiamo bene ad aprire il petto, su ed espirando, ci riportiamo a sedere a terra. Portiamo il gomito destro a terra e ruotiamo sul fianco destro. Per ora siamo appoggiati con il fianco, adesso lavoriamo con gli obliqui, quindi da questa posizione la mano sinistra sta verso il soffitto e da qui fate in modo di sollevare il fianco utilizzando gli obliqui. Si inspira ed espirando su. Inspiro, apro, non mi riappoggio più. Quando espiro braccio in avanti. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Altri due, in, es, l'ultimo, in, es, in, torno al centro, porto le mani dietro la schiena. S, inspiro, in avanti, Purvottanasana, salgo, S, scendo, cambio lato, gomito sinistro a terra, ruoto sul fianco sinistro, braccio sinistro verso l'alto, si sale richiamandolo l'addome, quindi con gli obliqui, si sale su, non è la spalla, sono gli addominali, su, e distendo il braccio, S, in, es, in, es, in, es, in, es, altri tre, in, es, in, es, l'ultimo, in, S, si torna al centro, riportiamo i fianchi a terra, si risale su, si inspira, braccio verso l'alto ed espirando si scende in Paschimottanasana, si resta, 3 respiri, 2, 1, si inspira, si risale su ed espirando lentamente rientriamo nella nostra posizione. Bene, mani sulle ginocchia, inspiro, apro bene il petto ed espirando lentamente scendo giù. Non appoggio le scapole a terra, distendo tutte e due le gambe.
Adesso dobbiamo alternare le nostre gambe mantenendo l'addome contratto e quindi le scapole sono verso l'alto. Quando porto sulla gamba destra, batto le mani dietro la gamba e rilascio. Sinistra e rilascio. Destra, sinistra, destra, veloce, senza appoggiare le gambe. Uno, sono sforbiciate, eh? Due, tre, quattro, tesa le gambe, cinque, sulle scapole, sei, se vi fa male il collo vuol dire che siete bassi con le scapole, sette, otto, nove, dieci, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, gli ultimi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, e rilasso, ginocchia al petto, massaggio, eh? Il collo non deve mai far male. Se fa male il collo, vuol dire che non state contraendo l'addome e vuol dire che le scapole sono basse, ok? Le scapole devono essere leggermente, cioè devono essere sollevate, non dovete essere a sedere, assolutamente. Cos'è che vi tiene sulle scapole? L'addome. Quindi, collo non deve mai fare male. Nel caso in cui facesse male, si fa l'esercizio solo sforbiciando le gambe e usando le mani, ma il collo si mantiene bene a terra. Ok, facciamo l'ultimo addominale. Partiamo da sedute e andiamo a distendere le gambe. La gamba sinistra è distesa ma sollevata da terra. Se non ce la fate, la appoggiate, ok? E se non ce la fate, vi aggrappate alla gamba. Però evitate di aggrapparvici completamente, cioè la sfioriamo. Ok, gamba destra distesa, afferriamola, la caviglia, e tiriamo verso di noi. Uno, due, fuori l'aria e cambio. Uno, due, fuori l'aria. Quando si porta il ginocchio verso il viso, fuori l'aria, in due tempi. Inspiro, fuori l'aria. Inspiro, fuori l'aria. Inspiro, fuori l'aria. Ancora. 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 Altri quattro. Forza. Altri tre. Altri due. L'ultimo. E si scende giù. Distendiamo le braccia dietro la testa. Spingiamo l'ombelico verso il soffitto, non è la schiena, è l'ombelico. Spingete l'ombelico in modo da allungare bene gli addominali. Ed espirando lasciamo andare l'ombelico verso il pavimento e si resta.